Benvenuto o benvenuta in questa meditazione guidata. Ti aiuterò a ritrovare il tuo centro, la tua calma, la tua fermezza. Trova un posto dove sai che non verrai disturbato per i prossimi minuti. Può essere una stanza o anche un posto all'aperto, come un parco. Allontana tutte le distrazioni. Fai in modo che niente e nessuno possa disturbarti per tutta la durata di questa meditazione. Puoi scegliere se sdraiarti o se restare seduto su una sedia o anche a gambe incrociate. Quando ti senti pronto, puoi chiudere gli occhi e inizia a fare alcuni respiri profondi e fai in modo che questi respiri riescano a rilassare anche in piccola parte il lato più esteriore di te. Rilassa la fronte, rilassa la tua espressione, rilassa la tensione nella mandibola, nel collo. Continua a respirare e rilassa le tue spalle, il tuo petto, la tua schiena. È come se ad ogni respiro, dall'alto verso il basso, il tuo corpo si rilassasse sempre di più. E dunque passi ai fianchi, ai glutei, alle cosce. Fai altri respiri profondi. E rilassa anche i tuoi polpacci, i tuoi piedi, le tue braccia e le tue mani. Per questo primo momento vorrei che restassi concentrato solamente sul tuo respiro, provando, per quello che ti è possibile, a rilassare il tuo corpo. Questa prima parte serve a darti tempo e a farti notare che non vi è alcuna fretta nel portare a termine questa meditazione. Dunque respira, respira. L'aria entra dal tuo naso. Si espande in tutto il tuo corpo, rigenerandolo completamente e raccogliendo tutta la tensione con sé, per poi fuori uscire di nuovo dal tuo naso,
facendoti sentire più leggero, più rilassato, purificato. E questo è il semplice ma efficace potere della respirazione. Vorrei che notassi come sia estremamente potente dedicarti alcuni minuti della giornata per provare a restare seduto o sdraiato in silenzio, in totale silenzio, ad osservare quello che accade dentro di te. Riesci a sentire la tua mente, riesci a percepire quell'impulso che ti vuole mandare, chiedendoti di finire il prima possibile, riesci a percepire l'impazienza, la fretta che arriva dalla tua mente a disturbare questa meditazione. Ecco, non respingerla, lasciala entrare a braccia aperte, accogli questo messaggio dalla tua mente, accogli la fretta, la voglia di terminare subito questo momento per andare a fare qualcosa. Guardalo, guarda questa sensazione come se ce l'avessi davanti a te. E non fare nulla, guardala dritta negli occhi e con il tuo sguardo falle comprendere come tu non abbia intenzione di andare da nessuna parte. Come tu non abbia intenzione di smettere di meditare. Respira e dissolvi questa richiesta della mente. Quando inizi a meditare, la tua mente diventa impaziente. Ma se tu hai la forza e la concentrazione per restare nella meditazione, la richiesta della tua mente si farà via via sempre più debole, fino a dissolversi completamente, sbriciolandosi e volando via con il tuo respiro, lasciandoti in completa pace, libero. Alla fine la mente è come un bambino fastidioso e dispettoso che cerca di attirare la tua attenzione in ogni modo. Sai bene come fare con i bambini. Il modo migliore in questi casi è ignorarli con dolcezza affinché capiscano che neanche li stai notando. E il non sentirsi guardati, il non riuscire ad attirare la tua attenzione farà venire voglia loro di smettere di disturbare. E così anche la mente
funziona nello stesso modo. Alla fine tu non devi fare nulla, rimani semplicemente a respirare. E quando una richiesta della tua mente si fa più presente, più insistente, apri le braccia e falla entrare. Guardala negli occhi e non fare semplicemente nulla. Falle vedere che non ti interessa. Falle vedere che continuerai a fare quello che stai facendo. Non importa quanto darà fastidio. Non importa quanto quel pensiero sia insistente. Più riuscirai a rimanere in questo momento, più la meditazione sarà in grado di donarti pace e dissolvere la fretta, dissolvere la tensione, più rimarrai a respirare, semplicemente senza fare altro. Più le preoccupazioni diminuiranno, perché tu le guarderai arrivare e le lascerai andare, senza interpretarle, senza seguire il filo del ragionamento, perché in questo istante a te interessa soltanto meditare. Dunque concentrati. Da adesso in poi andrai avanti da solo. Smetterò di parlare. Se non riuscirai più a distoglierti da un pensiero, riporta l'attenzione sul tuo respiro, osservando l'aria che entra e che esce dal tuo naso. Usalo come punto di partenza, di nuovo. Ogni volta che ti smarrirai in un ragionamento e sarai in grado di accorgertene, ritorna semplicemente allo step 1, osservazione del respiro. E da lì in poi vai in profondità, nella tua calma, e osserva i pensieri passare senza prendere iniziativa, senza riflettere. Guardali come uccelli volare nel cielo. Ti passano davanti e se ne vanno via. E mentre li guardi, ti rilassi e ti lasci andare. Fai un respiro profondo e continua da solo questa meditazione.